questa struttura nasce da un'intuizione condivisa tra due amici, tra me che vengo dalla sanità, ho un'esperienza di diversi anni in gestione di casa di cura, e da un mio caro amico Piero Scozzari, che è socio con me di questa struttura, che per anni si è dedicato all'Alzheimer gestendo i centri diurni per conto dell'ASP. Da questo incontro nasce l'intuizione di realizzare una struttura dedicata all'Alzheimer, stante che vi è un'assoluta carenza nel territorio di strutture dedicate all'Alzheimer. Questa è l'unica struttura addirittura nel meridione, da Roma in giù, che è dedicata all'Alzheimer. Questa struttura ha una progettualità, vogliamo realizzare ora a breve un PDTA, un progetto diagnostico terapeutico assistenziale, anche in collaborazione con altri enti come Villa Sofia, l'Università di Palermo, e stiamo portando avanti questo progetto e speriamo bene di poterlo realizzare per offrire il massimo dei servizi. Una caratteristica di questa struttura è quella della valorizzazione e della umanizzazione dei servizi. Non a caso questa struttura nasce in una struttura della Curia di Palermo, che dal 2005 era rimasta abbandonata, e la Curia è stata veramente molto contenta di questa iniziativa e ha aperto le braccia a questa iniziativa e ci ha messo a disposizione questa struttura, che si ispira a Giovanni Paolo II, a quella che è la sua condivisione, il suo magistero sulla sofferenza, sofferenza come luogo di riscatto e luogo di rispetto della dignità della persona. Questa è in sintesi la genesi di questa struttura, le varie componenti che hanno contribuito a far sì che questa struttura nascesse e che oggi si vuole caratterizzare sia per l'umanizzazione dei servizi, ma sia per l'alta qualità delle prestazioni che vengono rese. Questa nostra struttura è stata realizzata proprio per accogliere persone in difficoltà. Era partita come destinata come RSA per i sacerdoti ammalati, addirittura ammalati d'Alzheimer, poi però lungo la strada evidentemente si è visto che quella direzione unica diventava complicata e poi a poco si è realizzata questa bella struttura che poi è stata affidata in gestione alla società Carol, con la quale c'è un buon rapporto, cerchiamo di realizzare quella collaborazione che si può realizzare nei termini proprio di quella che è la finalità che avevamo dato noi, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto proprio del trattamento degli ospiti, che evidentemente noi partiamo da una visione cristiana molto chiara, molto limpida, e quindi poi chiediamo, la Carol sta lavorando proprio anche in quella direzione, di un'assistenza che sia veramente a favore di queste persone sofferenti, accoglienti anche nei confronti dei familiari, realizzando tutte quelle cose che sappiamo che cercano di appunto mettere in atto perché questa permanenza di questi nostri fratelli sofferenti venga allietata nella maniera migliore perché sia la meno sofferente. Questo penso che sia quello che noi riusciamo a esprimere e io auguro che si continui sempre con questa
bella tradizione, con questo impegno, perché la Carol ha tutte le possibilità, le potenzialità per poter realizzare questo progetto. Intanto questa struttura io l'ho vista nascere sin dall'inizio. Poc'anzi stavo parlando proprio di padre Polizzotto, che è stato l'ideatore e il creatore di questa struttura, che poi è diventata quella che è oggi. Padre Polizzotto questa struttura l'aveva ideato come assistenza agli anziani sacerdoti. Poi venne trasformata per volontà della curia, che ne è la proprietaria di questa struttura qua, è stata trasformata in un centro per i portatori di Alzheimer, se non ricordo male. E con sindaco deve conoscere il suo territorio. Ecco perché oggi mi trovate qua, perché è giusto che io conosca questa struttura, mi rendo conto perché ho sentito parlarne molto bene perché so che i ricoverati in questa struttura sono ben assistiti, ben curati, purtroppo però diciamo a tempo non indeterminato ma a tempo definito, perché lo statuto è quello, possono stare qui per un anno a carico dello Stato, dopodiché lo Stato dice pensate voi. Queste purtroppo sono le nostre storture che ancora avvengono. Quindi mi piace insomma rendermi conto di che cosa mi circonda e di intrattenere buoni rapporti con il nostro direttore della struttura, perché insieme possiamo collaborare per fare qualcosa di buono per Villa Paglia.